come accennato già in apertura di programma, sapete, la nostra linea diretta l'abbiamo dedicata alle parole, quelle che in qualche maniera hanno un grande significato per voi, le parole che troviamo ovviamente sui dizionari. Allora, il Devotooli, lo storico vocabolario della lingua italiana pubblicato da Le Monnier, la prima edizione, lo accennavamo, risale veramente agli anni 60, nel 67, ha pubblicato un grande aggiornamento nell'ultimo periodo, perché tante sono le parole che sono state aggiunte, soprattutto dopo l'arrivo della pandemia. E allora ne vorremmo parlare con il curatore del Devotooli, il professor Luca Serianni, che è collegato con noi questa mattina. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Preciso che sono uno dei due curatori, l'altro è Maurizio Trifone. Ha fatto bene a specificarlo. Professore, allora, sono veramente interessanti e evidentemente riflettono il periodo che tutti noi stiamo vivendo, le nuove, insomma, i neologismi dell'edizione 2022. Allora, io partirei da SPID, perché ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, è un termine con cui tutti noi siamo entrati, insomma, molto in confidenza in quest'anno. Sì, SPID è uno dei tanti acronimi che diventano abituali nella vita di tutti i giorni, ma che vanno spiegati per una parte dei lettori che potrebbero non conoscerlo. E probabilmente, aggiungo, è un acronimo destinato a durare nel tempo, anche se in fatto di telematica il tasso di cambiamento, di innovazione è sempre molto alto. Sistema pubblico di identità digitale, ma forse non c'è neanche bisogno di spiegarlo per i nostri ascoltatori. È una di queste parole. Ci fa un quadro dei termini entrati in questa nuova edizione che magari molti di noi non si aspettano di trovare in un vocabolario o in un dizionario? Sì, i termini sono circa 500, quindi una piccola quota naturalmente del lessico, perché i neologismi che si affacciano all'orizzonte sono molti, ma quelli che superano una sorta di esame, di vaglio per entrare nel dizionario, scommettendo dunque sulla loro durata, sono molto meno. Beh, ne abbiamo inevitabilmente alcuni legati all'emergenza pandemica, per esempio passaporto vaccinale o anche sindrome della capanna, il disagio che si prova dopo un lungo periodo di isolamento, un disagio molto forte per quelle categorie per cui la socialità è particolarmente importante, penso ai bambini o agli adolescenti. E poi abbiamo anche una serie di parole che fanno riferimento all'attenzione per la correttezza linguistica, per il rispetto delle minoranze e per esempio abilismo, che è l'atteggiamento di chi non tiene conto nel suo orizzonte, nel suo modo di vita, dell'esistenza di disabili, o ageismo, chi discrimina le persone tende a discriminare le persone in base all'età. E ancora, per citare invece un aspetto ancora diverso, pensiamo a un anglicismo come catcalling, che è abbastanza opaco se non lo si conosce, perché fa riferimento ai miagolii, ai versi dei gatti innamorati durante la notte, e da questo significato originario risalire a quello in cui si usa l'espressione, cioè la presenza di fischi, per esempio, di altre manifestazioni di apprezzamento fisico per una donna, che possono però recare molestia, il passaggio è molto lungo. Quindi sono parole che appartengono in varia misura al nostro orizzonte di parlanti. Professore, ha citato gli anglicismi pochi secondi fa, insomma, su questi noi litighiamo molto spesso perché le correnti di pensiero sono diverse, c'è chi dice no, facciamo bene a usarli, c'è chi dice no, perché l'abbiamo chiamato lockdown, perché diciamo Green Pass e non certificazione verde. Lei di che partito è in questo senso? Ma sono tendenzialmente più per il secondo partito, in tutti i casi in cui esiste un'espressione italiana più trasparente converrebbe usarla. Ricordo il presidente Draghi,
perché non ricordo più per quale anglicismo, lui è un anglofono perfetto, si fermò un momento nel discorso e disse: ma perché non usiamo l'italiano, persino appunto il nostro Presidente del Consiglio? E soprattutto è importante usare l'italiano quando l'uso è ufficiale, cioè quando proviene da una fonte ufficiale, dal governo, da una fonte istituzionale. Per quanto riguarda i parlanti, poi è difficile, anzi impossibile, legiferare. Ogni parlante usa la lingua che meglio crede, semplicemente con l'unico limite che deve farsi capire, questo sì. Professore, a proposito di lei, di che partito è, le sottopongo un'altra tipologia che divide moltissimo, e cioè il tema del genere, dei generi, quando sindaco diventa sindaca, quando assessore diventa assessora. Come facciamo? Che cosa scrive il Devoto Oli? Dunque, il Devoto Oli sposa abbastanza convintamente la tesi per cui i nomi professionali è bene usarli al femminile quando si riferiscono ad una donna. Non c'è nessuna ragione per storcere il naso nei confronti di ministra o di sindaca. Qualcuno dice suona male, ma naturalmente non c'è nessuna parola che suoni male o bene a prescindere, come avrebbe detto Totò. Quindi la mia posizione è quella di favorire il più possibile parole che ci suscitano perplessità solo perché non ci siamo abituati. Prefetta, questora, per esempio, ma le donne che svolgono la funzione di prefetto sono più della metà del totale, pensate un po'. L'unico elemento di resistenza è legato al fatto che alcune professioniste, penso per esempio alle donne che esercitano la professione di avvocato, non gradiscono essere chiamate avvocata, ma avvocato. E allora è chiaro che non si può imporre alle dirette interessate una forma in cui loro non si riconoscono. Non si ritrovano, insomma, sì. Da un lato è una questione di abitudine, dall'altra è giusto anche, insomma, sentire naturalmente quali sono le preferenze di chi poi fa quei lavori. Grazie al professor Luca Serianni per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi.